Siamo pronti? Sito! Avremo gli urasi che tenga molto sola! Donc adesso mi senta capo! Visto che poco fu indovinato! Visto che me, povero re, non capisco i tanto perché! Ma si fa a prover capir tutto che quali volan dir! Tutto al più provo a invenir! Qualche giorno sai che fer! Cosa vecchia per Bartol, che al vedere tutti i soldi! Indovina, indovinello, non pensare stampano a quello, l'ansa vecchia, una patata, la bolessa, anche una vacca. Fatemi fare il giornalista, il santo ma zitti in pista, l'ore scorra un soldo al tas, ed un mon stampar mangras, ma chi vuol tirare avanti, che mai sono tutti quanti? Dischi adesso a mia ragione e fer tanti discussioni. Qualche sfama non si dice, già lo nega pure trice, al soldato su bella cura, per infatti su misura. Se quel don qualcosa vede, e fra tanti chi non crede, la del sol non so mentire, al così mi fa soffrire. Poi sarei così che me fa ancora, da calpos capperei fuori, e podeste, sempre stare, ogni un cretma che per. Ves che intanto i siamo bloccati, con dal cospe i tempi passati, hai anche disperato, dopo anche fu creato. Or la scienza, dico io, sempre un bel mandato da Dio, tanti che esco a spolvorir, ma in bucchesco purtroppo morir, chi ha bisogno può prenotarsi, dal suo spole puoi fidarsi, qui nessuno non di sol, buon par me che son Bartol, axeme pur imbulata a proporre in biciclata. Noi vediamo le modelle che di solito son belle, e poveri bussatriz che se spera d'essere triz, come fan brave cantanti, sempre pronti a verso avanti, mostrerei per l'occasione qualche bel, ma bel d'amore. Ora già dirò, papilla, tu dovresti essere in prima fila. Per il problema poi del sesso, gay o lesbi, dico adesso, fra di loro c'è chi ha cultura, da inferna lotta dura, par risolvere su problema con qualunque buon sistema, per avere in realtà un futuro con dignità. Se chi prende in realtà un futuro con dignità, non sta cosa andrebbe in port o già manca troppo supporto? Quel supporto in ogni femmina, solamente qualche convegno. Me per verbo dir la mia, a scos pastro spasta sia. Ora io penso un somarello, proprio a mie, proprio a quello, l'ho da sempre abituato, fin da quanto al fo creato, a se sempre divertè, solo a chi non potrei avere. Ora anche un istruito, già si vede, ha già gradito, vivere in sana bestiolina, calo ga, grande o piccina, che vuoi dire, cos'è da fare? Un bicchiere per le clamere? Allo furbo sumarei, cal capesco, niente che se, anche a me che sente il lutto, anche allora cape tutto. Me podessa torna a scuola, con Marcoff e fa da fiola, vedi sniè come nutrirsi, so che ampesla con vestirsi, tuttavia avanti pur, tot fa perdere sto futuro. Prigo l'us, po' qui da des, bisognus e ster in fes, un piattengro sticerì, le parlò nel fuori. Se è che c'è qualcosa, carne brisa tutto rosa, a voi dire le tasca do, a una vegna colpa no, disentot per eviter, da quel punto da pagher, quel vognan puter dal fol, dov la colpa in son la vol. Se no quel che è necessario, e chi va a fare il suo affare, senza avere una gran pretesa, pinse in solo a fare la spesa. Forza dunque il cariolon, vrei rimpi se in cosa è buono. Anche al prezzi voglio dire, e quel bene senza mentire, dove sono grandi sconti,
e che ognuno fa i propri conti. C'è chi fende e si bulla, chi non finge mai pulpata, quello ognuno è su tra guerra, anche in usa ieri terra, ora è che è parcheggiato in un sit già comperato. Dice la Zen, son mani goldi, dove ha preso poi quei soldi? Vesta la casa in posizione, da invidie che commozione. Non sei qui per criticare, ma poi nulla possiamo fare. Noi la casa l'abbiamo già, dispiacere per chi non l'ha, che purtroppo è pensame e che dice, cambia quel, mi fa bene ancora quella sterchelma e buona le. Viceversa devi in rema, tutto rimane come prima. E poson che in sto futuro, per i cori speran più troppo dur. Vesca adesso mia ragione, per tante discussioni, to stanzette buonanotte, fenche in corso se va d'accordo. Col progresso è in eregenna, che non mostra al fondo la schegna, e tan basta dopo tanto, può scordare a calmudare. Un culetto più o meno, specialmente se c'è il sereno, se ben veste l'occasione, e fer una buona posizione. Quante scorte l'occasione, fer una buona posizione, e qui dico quanto pare, tu sei stata pur volgare. Non dirò alla mia sposina, che dal vol chiamò regina, che la scorsa anche di lei stessa, no! Vuol fare la leonessa, non c'è più categoria senza il stil da monarchia, ogni un ser che ferrarà da regene qua stassà. Basta, questi racamper, certi cos, la sagnister, qui è sempre giunta l'ora che i vicari vengan fora, mesca in brisa qualche fa, ansognando qualche farà, troppi cos gloria in mente, stuzzicare qual vuol la gente, non mi metto sti pensier e a far di parlare e capire. Noster mondo sta cambiare, brotte bene si sta mischiare, si racconta tanti fuori, ma chissà con qualche svol. Sa farebbe il venditore, non parliamo qui di cuore, ma par stare in concorrenza, fer gran sconto non può far senza. Sì, pensiamo a via col vento, cal gran film che avvenimento, fine spo lasciando il mischio, francamente me ne infischio. E domani è un altro giorno, sprasperer in un ritorno! Buon carnevale a tutti! In bocca al lupo e vinca migliore! Salutiamo la nostra corte, Bertoldo Bertoldino la Marcolfa, e con il tradizionale discorso della corona, che i bernadini
i tutur del mondo intero. Oggi vengo a Mabaletti. Mi augusto anche al profondo e a me e un gudeva anche al salone. Alla fine, am show de fis e le creo una ciopa qui che vincendo la tentazione a mai più neanche un corpo. O non fa, o alla te ormai te un'età. Cosa vuoi fare? Sono mai bene a mi scappare. Se hai una bella di genere, gli inuenta man, non mi ricordo, ma un pigente spera il mondo. Se la terra è la famiglia, non è mai pur di vedere, a mangiare da scale il corpo. A un quel cuffo, no, sì, e un quel cuffo per in forma, come dice, ci credi, leva sempre al rimedi, più gustoso di una vicina per il vespa lucarena. Oppa! Per il re senza misura, tanta frutta e un molto dura, specialmente al che vuol più, che ha infurnato il professor, un scienziere minga un coglion, al disciampar cal pavon. Quanto a voi, quanto a voi al qua, come se vi una festa da treni e fa un gas a più puslei dopo il tubo e scappamento. Ma pazienza, cosa vuoi, per l'importanza della salute, assidore agricolo, assidore, però magripa a fare la dieta prima e chi vi impiega in da mare, donca scienza fa un padre, parta il re in santa tride a mangiare qualche tite, lasciando le tut qualcun gran, se però da una volta là a un Carambel ha fatto né per quel Carambel per Carambel e tutto il te ha mai qualcun per a me. E tra canta la mattina han preperna casi usena con quant'era in salta vela con carcei e molta bella. Quanto tempo Antonio fa da un tigelco dal salame questo con tutti gli erano del salato a me di una gran pulsione e pure e dal tampone per finir povers la sira in gradella un cugintile per una stanna più spanetta una gavata e fuggetta e va la morale per me la diretta.
al contrario che il mer qual fece or in del gran mer e vai. Allora non c'è niente. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Lo so. Ti sta piovendo sul banchetto. Lo so. Nessuno compra roba bagnata e comunque se ne sono andati tutti. Non vendi niente stando qui in palato. Tu sei rimasta? Io non posso comprarti nulla. Ho speso tutto per una manciata di atti di like. Vanno forte quest'anno. Scommetto che troverò qualcosa per le tue tasche. Ad esempio, ho qui pronta una cosa speciale. Il costo è questo. Chiudere l'ombrello e chiudere gli occhi. Sei disposta a pagare? Cosa ho comprato? Una pioggerella leggera che ti accarezza il viso. Sei soddisfatta dell'acquisto? Cos'altro vendi? Hai presente quando vai a dormire la sera senza dover puntare la sveglia? Oppure quando eri troppo malata per poter andare a scuola, ma non tanto malata da stare male, allora tua mamma ti coccolava e tuo papà spostava il televisore in camera tua e restavi a guardare i cartoni animati sotto le coperte. Te lo ricordi? E l'odore del ragù nella cucina di tua nonna, ce l'hai in mente? O il sapore della prima pesca dell'anno? O ricevere una lettera arrivata a sorpresa nella buchetta della posta? Non la solita pubblicità, ma una lettera vera, scritta a mano. Chi scrive ancora lettere a mano? E ho anche una vasta collezione di tramonti. L'avresti mai detto che di un uomo si può dire ciò che è dai tramonti che preferisci? Scambio e baratto, regalo momenti e raccolgo ricordi, che cedo a chiunque accetti di spendere in cambio qualcosa di molto suo. Un po' di attenzione per le piccole cose che altrimenti non noterebbe nemmeno. Qualche minuto per contemplare quel tramonto che altre volte ha attraversato distrattamente e scoprire che lo commuove. E per ritrovare in fondo un po' di autentica meraviglia, quello stupore improvviso che ti fa spalancare gli occhi. Non serve cercare cose nuove quando ti accorgi di tutto quello che hai già intorno. Quel che ti piace e ti fa felice è già qui, a portata di sguardo.
Categoria numero 7 della società Figli della Madonna, che ci presenta la prima grande guerra, tutti quanti giù per terra, via con lo spirito. Siamo qui pronti ad evocare il fatale accadimento del mondial belligerare, uomo contro uomo, storico avvenimento. Il primo conflitto mondiale, la prima grande guerra, documentato esercizio del male su ogni sanguinata terra. La belle époque dell'europea mondanità aveva illuso il mondo di effimera eternità. Bohemie, Chantouse, Coco e Champagne, e voilà! La France contro l'Allemagne! Impero ottomano, Russia atavista, genocidi epocali, roba mai vista! Nella Vienna imperiale, dove non esisteva il male, si ballava sul vecchio mondo il bel Walter Giocondo. Proprio quando da Levante uno sparo deflagrante frantumava i cristalli di quelle sale, interrompendo quei balli. Sarajevo e Balcani da colpire a piene mani! Mentre l'italiano intento aspettava il momento di integrare qua e là qualche geografico frammento per poter dire adesso è unità. Questa fu la grande guerra, un incredibile affare di cannoni e trincee, immortalata per mari e per terra. Ah, che epopee! I soldati morivano come a cercare la posa lungo i sentieri delle mulattiere, perché l'azione poteva essere famosa grazie ai primi camere ben di mestiere, che riprendevano in quella cosa delle facce che di pugni alle anime pareano fiere. Ogni movimento venne registrato da questa scatola che non vuota, pesa. Ogni momento poteva essere un filmato che riprendeva una qualsiasi impresa e che ancora oggi fa mancare il fiato. Il pensare che qui, dietro la cinepresa, un documento visivo sarà eternato. E in quel modo mai così documentato. Documento che diviene documentario e chi azionava il macchinario, il forciario riusciva già. In maniera che il dottore ispira, i moderni cineoperatori, il sentir si gira! Thank you.
disse a Versailles, per ora, ora basta, momentaneo stop che voi non guasta. Con una volta sembrò terminare quel patriottico modo di ispirare, ma ricordare non vuol dire imparare, le ricorrenze si continuano a celebrare. Forti servono a quei vivi che per affare li rendono vivi, necessari, perenni sudari, gradinati d'accesso all'eterno recesso, monumenti a se stessi, meglio se morti oppure assai fessi. Immolata giovane carne e vale, ma per il bene si progetta il male, ed è così che ogni ricorrenza mesta diventa motivo per fare una festa. Il generale più che mai è vivo, e della grande parata si mette alla testa, ma per noi, chissà perché, è visione funesta. Thank you.
Thank you.
E se scegli di salirci su, pensi che sia leale, perché la nostra mente è potente. E la giostra va su, e va giù, e gira intorno, e ci fa tremare da brividire, ed è rumorosa, è divertente per un po'. Alcuni che ci sono su da tempo cominciano a chiedersi, ma è reale o è solo un giro di giostra? Altri che si ricordano vengono da me per dirci, ehi, non preoccupatevi, non abbiate paura, mai, perché questo, it's just a ride, è solo un giro di giostra. E noi uccidiamo queste persone. Fatelo tacere! Con tutto quello che abbiamo investito in questo giro di giostra, fatelo tacere! E guardate le mie nubi di preoccupazione e il mio grosso conto in banca e la mia famiglia. Questo deve essere reale. It's just a ride. È solo un giro di giostra. Ma noi uccidiamo sempre questa brava gente che viene a dircelo, l'avete notato? E lasciamo che i demoni si scatenino. Ma non importa, it's just a ride, è solo un giro di giostra. È solo un giro di giostra e possiamo cambiare le cose in qualunque momento, è solo una scelta. Niente più preoccupazioni, niente più ozi, niente più lavori, niente più risparmi e denaro. È solo una questione di scelta, proprio in questo momento, tra la paura e l'amore. Gli occhi della paura vogliono che puntiate dei lucchetti più grossi alle vostre porte. Vogliono che compriate delle armi, che vi isoliate. Gli occhi dell'amore, invece, ci vedono tutti come una cosa sola. Ecco cosa possiamo fare in questo momento per un giro di giostra migliore. Where we're standing. Oh my God!
banche stanno fallendo, i negozianti hanno il fucile nascosto sotto i banchi, i teppisti scorazzano per le strade e non c'è nessuno che sappia cosa fare e non se ne vede la fine. Sappiamo che l'aria ormai è irrespirabile e che il nostro cibo è immangiabile. Stiamo seduti a guardare la TV mentre il nostro telecronista locale ci dice che oggi ci sono stati 15 omicidi e 63 reati di violenza, come se tutto questo fosse normale. Sappiamo che le cose vanno male, più che male. È la follia. È come se tutto comunque fosse impazzito, così che noi non usiamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo. Diciamo soltanto, almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti, per piacere. Lasciatemi il mio tostapane, la mia TV, la mia vecchia bicicletta e io non dirò niente, ma lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquillo. Io voglio che voi vi incazziate. Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi. Dovete dire che sono un essere umano. Porca puttana, la mia vita ha un valore. Quindi io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso. Andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Voglio che vi alziate in questi istanti. Ma prima vi dovete incazzare. Dovete dire sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Andate tutti alla finestra, aprite e mettete fuori la testa e cominciate a urlare. Sono incazzato nero e tutto questo
a tutti gli illusi, a quelli che parlano al vento, ai pazzi per amore, ai visionari, a coloro che darebbero la vita per realizzare un sogno, ai veglienti, ai respinti, agli esclusi, ai folli veri o presunti, agli uomini di cuore, a coloro che si ostinano a credere nel sentimento, a tutti quelli che ancora si commuovono. Un omaggio ai grandi strategici, a chi non è il sogno, a chi non si accade mai, a chi viene deriso e giudicato, ai poeti del quotidiano, ai vincibili dunque, e anche agli sconfitti che sono pronti a risorgere e a combattere di nuovo, agli eroi dimenticati e ai vagabondi, a chi dopo aver combattuto e perso per i propri ideali ancora si sente invincibile, a chi non ha paura di dire quello che pensa, a chi ha fatto il giro del mondo e a chi un giorno lo farà, a chi non vuole distinguere tra realtà e finzione, a tutti i cavalieri erranti, a chi non si prende troppo sul serio, perché in fondo è solo un giro di giostra che ti già sfiorati. Datti la mossa che ti facciamo un aperitivo al bar. Ma
Cameriere, due bei sguazzoni di lambrusco, fuori frigo e un paio di africanetti. Aspetta che metto fuoco. Sì, la parrucchiera, quella che facevi ricci. Ma lo sai dove gli facevi ricci la Rosanna? Sì, lo so anche dove gli facevi ricci. Scommetto che andava a comprare Novella 2000. Da quando è diventata sorda, gli affari degli altri bisogna che li vada a leggere. Che va a ritirare la pensione da Sarta. Lo sai che tira anche la pensione del povero Marietto? Il povero Marietto, che quando era al mondo aveva tante di quelle corna che facevano ombra. Vero, vero, la Cesira non era mica tanto timida. Ti ricordi quando l'hanno beccata la ghetto della società col postino? È stata talmente brava che a un certo punto i pesci sono usciti dal ghetto a battere le pinne. Anche lei avrà 80 anni per gamba, guarda se mi è storta. Oh, non manca proprio nessuno. Guarda la Nerina che va a comprare le sigarette. Chi? La Nerina delle bugie? Quella che andava a mungere nella stalla del conte? Sì, proprio lei. Non ha mica perso il vizio di fumare e di mungere. Sai che mi raccontava il prete dell'Amola che non mungeva mica solo le mucche. Adesso cosa vuoi che munga? Che ha un'artrosi che solo il padre Piero Angela ci fa un documentario. Dai Beppe, non parlare di traverso. Cameriere, il conto. Paga il parroco. Gina, sai cosa c'è? C'è che siamo diventati vecchi e non c'è modo di tornare indietro. Tornare indietro, che bellezza che sarebbe. Ci vorrebbe come... come dicono pure, il rewind. Il rewind? Ma va là, il rewind, che solo Dio mi scossa nel fiero. Dai che oggi è carnevale, dai che andiamo a vedere gli spilli. Interessante la citazione all'opera.
giudizio di architettura e costruzione. Le forme sono molto semplici, ma funzionali a quello che si vuole rappresentare. Però non convenzionale con struttura scomparsa. Apprezzata l'idea che lo spillo sia fruibile, anche rivisto in senso contrario. Mi sa che questo giudice l'ha capito. Verso già di svolgimento. Parabola della vita raccontata con argomenti carnevaleschi. Bello l'utilizzo del rewind per dimostrare il ritorno alla gioventù. Lo svolgimento è di lettura immediata. Che non lo diciamo a nessuno. Ok, va bene.